Ok, siamo in live. Ciao ragazzi e ben ritornati. Come promesso, oggi andiamo avanti con Prehistoric Kingdom. Allora, qua vedo già un'icona. Che succede? Il recinto dei driosauri. Non mi dà nulla. Forse l'acqua è sporca? Non lo so. Non so cosa significa. Non mi fa niente. Vabbè. Allora, stoppiamo il tempo e costruiamo altri recinti. Avevo in mente di farne uno qua, come potete vedere. Però quasi quasi tolgo questa roba. Non ho messo qua il mio avatar perché sinceramente poi andrò a editare questa live per metterla sul canale. Vediamo. Se sentite dei leggeri rumori di sottofondo, è perché stanno tagliando l'erba nel prato. E io ho troppo caldo per tenere le finestre chiuse, quindi le lascio aperte. Se no, muoio. Allora, è da un po' che non gioco, quindi. Allora. Scenario. Questi sono i ponti. Vediamo un po'. Potrei effettivamente fare una cosa. Allora, facciamo così. Leggermente giù. Facciamo bello grande questo spazio perché voglio metterci gli erbivori. Ok, adesso torniamo qua, anzi no, qua, e mettiamo il ponte. Però vediamo un po' che ponti ci sono. Ah, mi piace più questo. Bello allineato. Ok. Posso solo moltiplicarlo. Non posso modellarlo, perché in questo gioco, per chi non lo sapesse, posso letteralmente modellare certi elementi. Allora, qui invece facciamo così. Perfetto. Sei un po' brutto da vedere, però. Stavo messo qua come modello, però li troviamo qui in basso. No, dai,
Ah, eccole qua. Questi sono i recinti. Questo lo eliminiamo. Poi andiamo a prendere le rocce qua che avevo messo all'interno del recinto delle tigri dei denti a sciavola. Guardate che carine che sono. Sì. Camminano nell'acqua. Allora. No. Ah sì, va bene. Che me li ha fatti a gruppi. Prendiamo le rocce bianche. Perché sì, sono biancastre. È davvero molto comodo questa opzione. Posso fare anche così. Qua posso fare questo. Per chi non lo sapesse. Per questo che è bellissimo questo gioco. Allora, queste le mettiamo così. Prendiamo. Ah no, me ne sta moltiplicando adesso. Potrei mettere anche questa, questa opzione qui. Però non voglio ripetere. Nel senso, ripetere gli oggetti all'interno del parco. Ok, prendiamo queste adesso. Direi che basta così, con delle rocce. Magari questo gruppo lo spostiamo un attimo. Anzi, questo. Lo mettiamo qua. Questo qui dentro. Ah, niente male. Vediamo. Per creare dinosauri bisogna andare qui. Allora, dobbiamo prima uscire dal gruppo. Ok, allora. No. Questo qua sarebbe Animal Nursery Large, che si trova qui. Nei prefabbricati. Sarebbe questa. Ah no, questa è large 1. Questa è large 2, scusate. Poi tutti gli altri elementi come ristoranti, oggetti per gli animali, gazebi. Gazebo, ne voglio mettere uno. Quasi quasi. Qua ce n'è un altro. Oh. Allora, dicevo, gli animali, andiamo qua. Open. E qui abbiamo il nostro elenco di animali. Volevo mettere questi oggi.
Però non so quanto sono grandi. Cominciamo con i nostri iguanodonti. Abbiamo tre tipologie di iguanodonti, colori diversi. Però la femmina, come potete vedere, ha un colore diverso. Però non tutti gli animali sono così. A volte la femmina e il maschio, come ecco in questo caso, sono uguali tra di loro. A me piace tantissimo il maschio questo. Ne creiamo uno. Poi facciamo vediamo, femmina così, una così, insomma facciamola di ogni tipo. Poi torniamo indietro, Parasaurolophus. Vediamo un po' come sono i maschi. Ah, tra l'altro la grandezza varia. Come potete vedere, il maschio qui è più piccolo di questa tipologia, e invece questa tipologia è più grande. Questo è più grande ancora. Io voglio fare questo perché è stupendo. Ok. Poi torniamo indietro per le femmine. Anche loro sono completamente diverse come tipologia di colori. I maschi hanno il colore più brillante, le femmine invece più spento. Allora, 1, 2 e 3. Insomma, il più grande in assoluto è questo. Sta passando l'ambulanza. Non so se si sente. Allora, invece qui l'Edmontosauro. Mi piace questo maschio. Uno. Le femmine invece... ah, non hanno la cresta. A parte questo maschio che invece anche lui non ce l'ha nel tribo. Oppure lui. Allora. Ah, qua non c'è nessuna variazione. Allora, facciamo uno. Due. E tre. Perfetto. Siamo proprio... rientrati dentro allo spazio. Insomma, no, 12 su 15. Posso farne altri due. Ok. Questo è l'Edmontosauro più grande come tipologia. Gli altri invece sono molto più piccoli. Questo è piccolissimo. Comunque, adesso torniamo indietro. Poi faremo anche il Lambertosauro. Vediamo un po' come sono fatti. Allora, i maschi sono così. Bello questo. Però anche questo non è male. La femmina, anche loro sono sbiadite. Ah no, la femmina invece qua è più piccola rispetto al maschio, ma il colore è lo stesso. E qua... sì, il colore è sbiadito. Ok, allora, torniamo indietro. Intanto qui abbiamo i nostri dinosauri e... però per crearli dobbiamo... mettere il tempo che va. Lo facciamo dopo. Adesso voglio finire di creare il recinto. A parte che se lascio andare forse è meglio, perché vedo quanto sono grandi gli animali. Vabbè, lasciamo andare allora. Ah, mi sto salvando la partita, grazie. Quindi facciamo l'acqua adesso. Magari è un po' più piccola. Ok. Facciamola qua. Ok. Qui la facciamo un po' sporca l'acqua. Facciamo così che si unisce magari. Poi qui la facciamo invece che è azzurra. Ok. Facciamo una specie di palude, dai. Quindi. Questa invece... ah, è l'acqua calma, praticamente. No, mettiamo questa. Solo che mi fa sto scherzo qua. Vabbè.
Ok. Ah, sta arrivando la sera e nel frattempo mi ho fatto quasi tutti i dinosauri. Va bene così, va bene così. Ok. Forse è meglio fare le rocce tutto intorno, così almeno non si vede questo spazio. Aspetta, prendiamo questo. Ok. Modelliamole un po' queste rocce, sennò non vanno bene tutte uguali, non mi piace. No. E se lascio andare mi fa questa cosa che... Ok. Allora. No. Non lasciarmi andare. Adesso i dinosauri sono pronti, sì, sono pronti. Allora, stoppiamo il tempo prima che diventi troppo buio e mettiamo gli animali. Qui lasciamo gli animali. Allora, non sono piccolissimi, ma neanche troppo grandi. Vediamo, possono, sì, possono passare qua sotto. Ok, uno. Selezioniamo tutti, dai. Ah, i parasauri. Bello questo parasauro, perfetto. Ok. I montosauri. Perfetto. Vediamoli un po' in azione. Forse è meglio adesso accelerare il tempo, così abbiamo più luce. E intanto vanno in giro a esplorare i nostri animali. Ah cavolo, però non ho messo il recinto intorno. Allora, quale mettiamo questo? Ma sì, non sono animali pericolosi. E intanto ci sono i lavori qua. Aspettate. Ecco, e adesso non c'è più rumore. Allora. Allora si può. Ok. Andiamo qua dentro. Andiamo sotto. Le persone qua ci devono passare. Mm.
No, facciamo che andiamo di qua. No, invalid placement, perfetto. Qua non vedo niente. Allora, acceleriamo il tempo. Se no qua, cioè, non vedo niente qui. Intanto andiamo a vedere per altri animali. Allora, se accelero il tempo, ovviamente anche qua l'animale si vede che cammina veloce. Vediamo. Abbiamo il recinto degli Smilodon. Adesso il recinto di questi quattro animali. Ah no, aspetta, non ho fatto il Lambertosauro. Scema, non l'ho fatto questo animale. Allora, facciamo lui. Poi femmina così. Femmina cosa? E così. Perfetto. Ora, per quanto riguarda questi qui, non voglio metterli tutti insieme. Questi due, allora, il Psittacosaurus e il Protoceratops sono piccoli come animali, quindi potrei fare dei recinti minuscoli, diciamo così. Loro invece sono belli grandi. Protoceratops, non ne parliamo. Belli che sono. Allora, il mammut con me. Ok, questo. Ah, questo è più grande. Oh, come assomiglia a Manny. Questo qui. Poi abbiamo il coleodonta. Non è grande come animale. E niente. Pure potrei fare loro. Torvosaurus, Acrocantosaurus, Tirannosauro, però il Tirannosauro io voglio fare questo con le piume, ovviamente. È il più grande tra i tipologi. Ah no, ma questo è grande. Ah, qua intanto è giorno, perfetto. Benissimo. Allora, vediamo i nostri dinosauri. Ok, forse si stanno ambientando. Allora, il nostro caro recinto. Uno, due. Non vedo il recinto. Ok, qua. E qua. Ok, era questo? Qui però non vedo il resto del recinto, non so se ce n'è altro. No, no, non ce n'è. Qui niente. Niente. Ok, facciamo così il recinto. Grandioso. Qua però abbiamo un problema. Non
collegato. Ecco, infatti c'è il recinto, non posso fare niente. Fatto, e adesso mettiamo questo. Ok, fatto. Adesso mettiamo le piante. Allora, qui le piante, per metterle, è piuttosto divertente, devo dire. Allora, possiamo fare in due modi. Il primo è questo, ovvero in automatico. In base a quanto premo col mouse, vedete, ne mette un tot e anche la grandezza varia. Se invece tengo premuto forte, guardate, riempie, e ovviamente le piante, alcune sono anche molto più grandi. Ora, io volevo mettere anche questi, quindi se ne può selezionare più di un tipo e il gioco te le mette così in automatico. È veramente bellissima questa opzione. Allora, togliamo questo che non mi piace. E... no, basta. Allora, tropical, ok. Allora, wetland. Io volevo mettere wetland, però, non quello tropical. Anche qua a gruppi, non singole. Togliamo tutto, perché volevo solo farvi vedere come si fa. E adesso scegliamo. Allora, questa è molto bella. Questo è lo stesso tipo. Prendiamo questo. Togliamo. Sì, molto belle queste. Facciamo così. Qua facciamo un'apertura perché voglio mettere dei sassi. Anche qua. Ok. Mettiamo queste. Voglio esagerare troppo. Ah, anche qua la densità incide molto, ovviamente. Allora, vediamo questo alberello qua. Bello. Anche qua. Aggiungiamo anche questo, dai. È bellissima questa opzione. No, questa non mi piace. Così. Ok. Sarebbe anche questo, vediamo. Ah, no, vabbè. Perfetto. Vediamo qua. Wetland, scrubland, temperate. No. Voglio mantenermi sul wetland. Mettiamo queste.
Ok. Mettiamo questo qua. Anche no, questo mettiamo. Questo invece qui. Gli alberelli un po' più piccolini. Vediamo, io direi di intensificare qua. Anche se voglio mettere delle piante rosse, dopo vediamo cosa c'è disponibile. Ok, mettiamo questo qua, questo qui. Ah, ovviamente in base al terreno le piante saranno dritte o storte. Bellissimo. Lo adoro questo gioco. Eole. Ho voluto un attimo osare. Allora, questi li mettiamo qua. Forse è un po' troppo intenso. Qui non ho limiti perché sono nella modalità sandbox, quindi. Ok, direi che può bastare. Vediamo le altre piante un attimo. Questo? Delle piante rosse voglio. Ci sono. No, questa di qua, gialla. Qui invece. Quando c'erano? Ah, eccole qui. Belle chiazze rosse, mettiamo. Mettiamole tutte e tre, dai. Ma sì. No, aspetta, questo non c'è. Ok. Ok, va bene. Adesso pensiamo al terreno. Vediamo, essendo vicino all'acqua, mi va di mettere substrato, roccia, no? Ok, nel wetland, dato che siamo in tema, abbiamo la sabbia, pebbles, sarebbe forse l'argilla, no. No, non è l'argilla, questo è il fango. Roccia, substrato. Queste invece sono le foglie, le marce, roccia. Allora mettiamo questo. Ma non mi piace. Ah, questa è l'argilla, ovvio. Poi adesso non è l'argilla. Allora, mettiamo sul strato, che non mi dispiace. Possiamo sempre cambiarlo. Qui in alto magari ci mettiamo la roccia. Anche se la voglio così. Poi ho messo la roccia bianca. Mettiamola così. Ok. Anche
giusto per rimanere intero. Allarghiamo un po'. Facciamo anche questo pezzo. Ok. Allora, togliamo il nostro substrato e lo mettiamo. Anche se aumentiamo la densità e la grandezza. Ok. Mettere un tipo d'argilla, no? Bella, davvero bella l'argilla. Allora diminuisco un attimo questo. Però non c'entra molto con quello che sto facendo. Roccia. È bella questa di sangue. Sì, decisamente. Facciamo soltanto un pezzo così, magari. No, adesso zero, è proprio quello che c'è. Allora l'erba, ne mettiamo un po'. Ok. Perfetto. Direi che è più che perfetto. Allora, qui i nostri lamberosauri sono pronti. Selezioniamo tutto e lasciamo. 1, 2, 3 e 4. Davvero carino. Adesso dobbiamo però sistemare, perché non ho intenzione di lasciarlo così. Vediamo. Qua c'era... No, qua, scusate. Giusto, i rifugi. Perché non possiamo lasciare i nostri animali così allo sbando. Perciò... Allora, questa... stalla è abbastanza grande, questa è troppo piccola. Questa, beh, questa è gigante. Caspita, non ho calcolato lo spazio per il rifugio. Anche se potrei metterlo qua, per esempio. Ci sta benissimo.
Però non mi piace. Questo è troppo piccolo. Beh, questo è elegante, non è troppo ingombrante, poi gli animali possono andare dentro tranquillamente. Questo? Ah, troppo grande, questo deve essere per brontosauri. Questo lo vedo più per dei mammiferi. Dove sta andando questo? Ah, un Parasaurolophus sta mangiando la roccia, ok. Allora, mettiamo questo qui. Poi ne mettiamo uno più piccolo qua, a mo' di prezzemolo. Io sto per tempo. E qui c'è dello spazio. Ne mettiamo un po' diverso. Ma questo non c'entra niente, no? Mettiamo un altro così. Ok. Allora, questo che cos'è? Ah, tipo capanna. Ok. Ah, qua c'era un'altra stalla, bella. Però non c'entra niente con quello che devo fare. Vabbè, allora mettiamo un gazebo. Mi sa che il gazebo non ci sta. Niente. Questa è una cupola. Potrei farla per... non lo so, per degli animali volanti, ma non per degli animali terrestri. Questo. Ah, più. Ah, una piattaforma per guardare. Ok. Vabbè, però passano già qua attraverso il ponte. Una piattaforma panoramica dove potrei metterla. Qua forse. Ah, ma è una piattaforma anche di vita rifugio questa. Questa forse. Più avanti quando sistemerò anche qua, perché ovviamente qui ci mettiamo la strada. Domanda, ma la gente va su questo ponte? E andiamo su Animal Care. Perfetto. Questo è un piccolo rifugio che potrei mettere qua. Tipo per l'ombra. Per fare ombra. Mettiamolo, no, qua ci sono gli alberi, non ha senso. No, vabbè, lasciamo perdere. Ah, poi, guardate, io posso cambiare il materiale. È bellissima questa cosa. C'è il Mordel, il Tropical. Poi c'è il Basic, che è praticamente il vetro. Backstage. Quasi quasi metto questo. Non è brutto. Facciamo anche qua. Succede, non posso farlo. Mi sa che non posso farlo. Edit. Sì, edit, scusatemi. Ok, uno.
edit. Ok. Posso fare anche questo? Sì. Ah, facciamo Tropical, dai, è bello. Questo. Edit, anche qua. Perfetto. Ora mettiamo la strada. Ok, va bene, gioco. Ok. Ancora non riesco a capire che cos'è questa icona. A Dryasaurus. Quite elegant, don't you think? They're especially cute as babies when they have big eyes and stubby noses, just like a puppy. Oh, spostiamoli, vediamo se questo è il problema. No, non è questo il problema. Allora, già che ci sono, edito anche questo. Ah, posso anche editare ovviamente i singoli pezzi. Ah, mettiamo questo che è più carino. Qua c'è la nostra voliera, anche se non ho capito per quale motivo quando esco dal gioco e rientro mi toglie gli animali. Ancora non ho capito. Ecco, praticamente se noi andiamo, adesso vi spiego come si fa la voliera, anche se l'ho già spiegato nello scorso episodio, l'ultimo che ho fatto appunto, in cui costruivo la voliera. Basta andare nei recinti qua. Ecco la nostra voliera. Però piazziamo la nostra voliera. Possiamo fare edit. Qui c'è l'opzione gabbia, questa invece è l'opzione senza gabbia. Il problema è che se noi vogliamo andare a mettere delle piante, aspettate, ok, qua guardate che succede. Ah no, non succede. Strano, mi succedeva che praticamente se andavo dove c'era la voliera mi andava praticamente sopra. A quanto pare no, non lo fa più. Ah no, strano. A meno che non lo fa con le rocce, aspettate. Ah,
no, niente, non me lo fa più, niente. Ho detto una stupidaggine, vabbè. Oh, a me succedeva così, che praticamente andava sopra la roba. E cerco di entrare dentro la voliera, non ce la faccio. Mamma mia che casino. Ok, ce l'ho fatta. Allora, abbiamo due specie. Forse devo salvarlo, non lo so. Comunque, clicco due volte. Abbiamo il Microraptor e l'Archaeopteryx. Scusatemi un pappino quando leggo questi nomi. Non c'è differenza tra maschio o femmine. Ok. Vabbè, lasciamo così. Qua invece mettiamo l'Archaeopteryx. Ok, fatto. Eccoli qui, i nostri Archaeopteryx. E anche i Microraptor. Tanto poi mi scompariranno quando uscirò dal gioco, non so. Allora, tornando qua, direi che va benissimo così. Mettiamo qualche roccia. Allora, però la lascio di questo colore, non la cambio. Questo albero. Ok. Boh, io direi di lasciarlo così. Qua invece la strada, non ho capito se la gente effettivamente ci andrà. Vabbè, io ho costruito il ponte. Quindi, facciamo un po' di decorazioni. Allora, qua. Ah no. C'è un problema. Va sopra. Questa opzione devo dire che è comodissima, è veramente comodissima. A parte quando fa così. Ok. Io direi ora di sfruttare questo anziché cancellarlo. Andiamo qui. Sempre exit. Ecco. Allora, quale animale facciamo? Ci sarebbero i brontosauri qua, i camarosauri, i brachiosauri e l'argentinosauro. Bello l'argentinosauro. Femmina. Forse è un po' più colorata del maschio. Qua cambia poco.
tutti e due sono... Ah no, a parte questo. I colori sono uguali. Ma quasi quasi stavolta faccio un carnivoro. Facciamo... Vediamo... Torvosauro. Bello. Facciamo T-Rex, dai. Allora, il maschio lo facciamo così. E la femmina. Allora, qua non c'è distinzione. La facciamo così. Poi facciamo l'acrocantosauro. Che non ha molta distinzione. No. Non c'è differenza tra maschio e femmina. Allora, faccio questo, il maschio. Poi facciamo due femmine. Una così. E una così. Basta. Per ora. Vediamo come posso fare i recinti. Facciamo una specie di spiaggia per gli acrocantosauri. Allora, facciamo non il fosso così, ma allora, prendiamo questo e lo cambiamo di colore. No, così è orribile. Ah sì, facciamolo così. E lo mettiamo qua. Però facciamo solo questo pezzo così. Magari mettiamo anche questo qua. E tutto il resto recinto. Cambiamo un po'. Allora, torniamo qua, però stavolta facciamo questo. Ah, ci sono anche quelli di legno, ma non si vede assolutamente niente. Quindi io metto questo di massima sicurezza. Lo mettiamo qui dentro. Facciamo un po' tondo. Ok. Sì, ma anche questo non si vede assolutamente niente. Non lo sapevo. Allora, facciamo... Dai.
qui facciamo una bella cosa adesso. Prendiamo questo. Perfetto, allora. Allora, questo ci servirà perché voglio fare una specie di grotta, chiamiamola così, anche se ne abbiamo già una qua disponibile, questa, con già il vetro, ma il vetro lo togliamo. Vediamo. Non posso modificarlo, niente. Oppure c'è questo. Qua e prendiamo questo. Thank you.
Però mi sa che qua dentro il T-Rex non ci passa. Allora, facciamo un attimo così. No, T-Rex no, però forse l'Acrocanthosaurus sì. Allora, vediamo un po'. Ah no, il T-Rex ci passa e come. Forse questo recinto è troppo grande per dei T-Rex. Vediamo loro. No, voglio vedere solo l'Acrocanthosauro. Forse qua tre acrocantosauri sono troppi. Vediamo. Potrei metterci i pachirinosauri e i nasutoceratops. Anzi no, facciamo prima così. Non vedo più niente. Togliamo un pezzettino. Io non vedo niente così. Non vedo un accidente così. Allora, facciamo così. E intanto andiamo a vedere gli animali. Poi metterò tutte le luci in questo parco. Tutte. Allora, Torvosaurus. Poi abbiamo questo, il Deinocheirus. Okeirus, non so la pronuncia. Maschio. Ah, c'è anche senza piume. Ma non mi piace senza piume. Molto più bello così. Però non è un carnivoro questo, non penso proprio. Torvosaurus. Non c'è distinzione tra... Ah, questo... Sì. Pachirino. Bello il pachirinosauro piumato. Questo è il più grande. È molto molto più grande. Ah ok, quasi giorno. Allora, stoppiamo qua. Sì, direi che così va molto meglio. Allora, mettiamo gli acrocantosauri. Uno, due e tre. Però aspetta, io non ho messo le ciotole qua. Aspetta. Eh già. Che cosa mangiano gli animali se no? Allora, uno, due, tre. Vediamo, mettiamo un'altra qua. E quattro. Che cosa mangiano loro? Lambiosaurus,
a crested hadrosaur from the late Cretaceous. Like others of its kind, it uses its unique hatchet-shaped crest as a sort of resonating chamber. Though not essential, it's also great at giving a thumbs up. Ok, però io voglio sapere cosa mangiano. Allora, forse qua. Allora, iguanodonte. Ah, ci dicono i biomi, però qua siamo nella modalità sandbox, quindi faccio quello che voglio. Allora, exhibit. Dieta piante. Sostanzialmente quello. Allora, piante e frutta. Piante e frutta. Piante e frutta. Ok. Devo mettere anche della frutta. Ok, uno. Pesci. E due. Ok. Fatto. Loro sappiamo già cosa mangiano, di sicuro non i vegetali. Allora. Vabbè, prima però sistemiamo il recinto. Ovviamente. Qua ci facciamo delle uole. Allora, qua com'è la storia? Ah, non posso... Ah, ho capito.
Tot, però rispettiamo le esigenze degli animali. Quindi andiamo a vedere di cosa hanno bisogno gli acrocantosauri. Allora, gli acrocantosauri hanno bisogno di un bioma tropicale, paludoso e costiero. Allora, wetland. Ah, ma non posso mettere tutti insieme. Allora, facciamo prima il tropical. Ok. No, ho sbagliato, mi sono lasciato un attimo andare. No. Ok. Allora, teoricamente posso metterli così, singoli. Allora, gli alberi, però no, niente, c'è tipo, non sono suddivisi in tipologie. Allora, costiero. Io direi però di fare solo tropical. Adesso il terreno lo facciamo con la sabbia. Ok, questa invece è roccia. Vediamo questo tipo di sabbia un po'. Grosso rana, lasciamolo così, mi dispiace affatto. Allora, Animal Care, mettiamo la ciotola, vediamo qui dentro. Ovviamente. Sempre animale.
Stalker qua e gli animali andranno a dormire qui dentro. Ok, piccolo ombrellone magari qua. Mi dispiace. Questo però è troppo piccolo. No, non è troppo piccolo, è che l'ho messo male. Ok. Qua, come già detto, facciamo un'aiuola. Allora. Eccoli qui. Mettiamo questo. Non ricordo se si può si editare. Sì. No. No, ho sbagliato. Ok, adesso mettiamo delle piante. No, queste non si vedono. Queste sì. Ok. Adesso andiamo qua. Dove sono i recinti? Non mi ricordo più. Eccoli qua. Allora, vediamo. Mettiamo questo. Ok.
Perché sta sprofondando? Davvero brutto così. Potrei mettere questo invece. Ok. Completiamo anche l'altra aiuola. Thank you.
Ok. Finiamo questo. Ok. Poi magari penserò a mettere qualche edificio qui e anche qui, in questo spazio. Vediamo un po' i nostri acrocantosauri, dove sono? Acrocanthosaurus, the high-spined lizard. An apex predator, and a good one at that. The tall neural spines running down its back are what create that beautiful scenic silhouette, although their function remains a bit of a mystery to us. I'd love to go to get a closer look at this particular specimen, but I think I'll stay this side of the fence. Concordo. Bello l'acrocantosauro. Vediamo gli altri dove sono. Allora, uno è qui. Bello. L'altro invece è qua ed è il maschio. L'altezza qua è praticamente precisa, cioè perfetta. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi può bastare con Prehistoric Kingdom. Anche perché io devo pensare bene come sfruttare questo spazio qua e qua. Ripeto, metterò degli edifici qui e anche qui. E poi magari qua un habitat circolare. Qua invece i nostri T-Rex, non lo so. Vedrò di creare qualcos'altro per loro. Bene, io vi ringrazio per essere passati e per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!